in teoria oggi a quest'ora devo stare dall'altra parte del mondo, tipo ieri dovevo partire per un viaggio incredibile in Sri Lanka e per via del virus mi è stato cancellato. Prima di aereo pensavo di regalare una vacanza ai miei genitori, è da un po' che non ci vediamo, è da tanto anzi che non ci facciamo una settimana insieme in montagna, quindi era l'occasione migliore questa. Solo che stanotte è uscito un decreto che blocca le persone dall'uscita dalla Lombardia. Ora io in realtà ero pronto per andarmene, ma non per scappare o altro, ero pronto ad andarmene perché avevo dei lavori, ho organizzato questa cosa per vedere anche i miei genitori e tutto. Però viste le circostanze, visto anche il caos che si sta creando, penso che la miglior cosa sarebbe quella di lasciar perdere. Questo è il mio trend. Ci sono delle volte in cui bisogna fare un passo indietro e bisogna pensare prima agli altri che a se stessi. Quello che stiamo vivendo adesso è una situazione strana, è una situazione che la maggior parte di noi non ha mai vissuto. È una situazione paradossalmente semplice da gestire, ma difficile da metabolizzare. Sono il primo che nei prossimi 30 giorni dovrà prendere 6 aerei, farmi 3 vette, lavorare, vedere i miei genitori e tanto altro. Però è saltato tutto. E la verità è che. La verità è che non è un problema. C'è una parte di me che in realtà voleva prenderlo questo treno, perché l'ultimo lavoro che mi era rimasto era questo qua, di andare a fare questo video in montagna. Volevo andarci anche per vedere i miei, perché non li vedo da un po', ho organizzato un po' questo viaggio anche per loro. Volevo andare poi anche per me stesso, per sciare, per allenarmi, perché comunque devo fare il Monte Bianco e tutto. Venicava da novembre, ragazzi, quindi insomma nevicato l'altro ieri, quindi immaginatevi io come ero stamattina che volevo partire, volevo fare, avevo mille piani. E alla fine non faccio niente. La parte più consapevole, più responsabile, ha fatto un'altra scelta, ovvero quella di rimanere qua, a Milano. Non lo so, è che quello che mi mette paura è l'idea di andare lì dai miei genitori. Cioè, mio padre ha 70 anni quasi, c'ha il diabete, quindi insomma sta un po' così così. Non me la sento. Sabato 21 marzo, sono passate 2 settimane ormai dall'inizio di questa quarantena. Sono 2 settimane che provo a fare l'omelette e oggi, dopo tantissimi tentativi, no, l'ho salvato. Oggi ci siamo. Questa è una delle tante cose che ho fatto e che ho imparato a fare in questi giorni / settimane. Abbiamo sistemato anche la cucina. Vi ho dato finalmente un po' di colore, un po' di senso. Abbiamo finito il salotto, abbiamo sistemato un po' a camera mia, abbiamo cucinato, mangiato, provato un sacco di nuove ricette. Abbiamo preso qualche chiletto, infatti, in queste ultime settimane. Ci siamo allenati. Ho fatto un sacco di canzoni nuove, ho portato avanti diversi video che dovevo montare. E poi abbiamo fatto il terrazzino. Siamo riusciti finalmente a dare un po' di senso anche a questo spazio. Siamo dati da fare. E continueremo a darci da fare, perché penso che questa situazione durerà ancora un po'. Non penso sinceramente che finirà il 3 aprile e penso che sia giusto che sia così. In questi anni ho avuto la fortuna di viaggiare parecchio e penso che l'insegnamento più grande che questi viaggi mi hanno lasciato è stato quello di imparare a cambiare punto di vista e di scoprire delle diverse prospettive. Ho praticamente vissuto 3 mesi in Giappone e una delle cose più belle che mi hanno lasciato la loro cultura e il sapersi adattare. Ricordo che eravamo in metro a Tokyo durante l'ora di punta, quindi durante l'orario in cui tutta la città si muove, e logico che entravamo schiacciati. Eravamo sia noi in 100 in una carrozza da 50 e non si respirava. C'era una sensazione di disagio lì. E quindi da bravo bambino viziato che ero, mi lamentavo, rosicavo, dicevo cazzo ma perché? Questo perché non consideravo che il disagio che vivevo io era lo stesso che vivevano anche gli altri. Tutti là in mezzo stavamo male, non è che ero l'unico ad aver fastidio, ad aver gente accanto. Eravamo tutti quanti sulla stessa barca, o meglio sulla stessa carrozza, e c'era del disagio, però il disagio era comune, quindi quello che bisognava fare in quel caso era semplicemente aspettare con pazienza e consapevolezza. Eravamo tutti parte di qualcosa più grande ed eravamo contemporaneamente la causa
e la soluzione del problema. Volevo raccontarvi questa storia per farvi capire il dualismo che c'è tra quella carrozza e casa. Anche stare a casa è un disagio, ok? È un disagio che vivo io, che vive il mio coinquilino, che vive il mio vicino di casa e che vivono e che viviamo tutti quanti e che dobbiamo vivere tutti quanti. La soluzione è nelle nostre mani, sappiamo qual è. Non possiamo far finta che la nostra passeggiatina o il nostro voler andare a trovare il nostro amico e cose simili sia più importante della vita delle persone che stanno male. E questo per una questione di rispetto verso i nostri amici, verso i nostri cari, verso i nostri genitori, verso i nostri vicini e verso tutte le persone che vivono in questo paese, in questo mondo. E principalmente rispetto per le persone che stanno male, che soffrono, e tutte quelle persone che sono in prima linea a combattere contro questo virus. Quindi tutti gli operatori sanitari, tutte le forze dell'ordine, i camionisti, i fattorini e tutte le persone che insomma stanno lavorando per risolvere questo problema. La soluzione per sopravvivere a questa quarantena è quella di riempirci le giornate con cose che ci rendono felici, perché questo ci è concesso. E sono tante le cose che in casa possono renderci felici. Il fatto di non sapere cosa magari è un limite che noi ci autoimponiamo. I don't believe in everybody, even I know about you now. Già io non sono capace. Because baby. Già se non sono capace io, se poi facciamo che così. Siate vogliosi anche di abituarvi a fare cose che magari solitamente non siete tenuti o comunque portati a fare. Quindi non limitatevi le cose che sapete fare, usate questi giorni per imparare cose nuove, per leggere anche tutti i vari libri che avete comprato in questi anni ma che non avete mai letto, come io in primis, e usate YouTube anche per proprio imparare cose che magari non sapete fare, per imparare a cucinare, per imparare a montare video, per imparare a fare musica e mille altre cose. YouTube, ragazzi, ad oggi è una piattaforma bellissima per maturare anche e non solo per intrattenersi, quindi usatela a modo. Si può essere felici anche in queste sessioni qua di disagio. L'importante è avere lo spirito di adattamento. Guarda, io ora non volevo fare un video su questa roba qua perché non mi interessa. Non mi interessa fare questi video, cioè cerco sempre di trasmettere positività e raccontare le cose belle della vita. Queste sono cose che purtroppo succedono e basta. C'è stato un messaggio però che stamattina mi ha fatto pensare. Ciao Giovincello, come stai? Tutto bene? Spero di sì. Ti volevo stimolare a fare un bel video, qualcosa per sensibilizzare le persone a seguire le istruzioni al minimo igienico-sanitario. Non so, più lo facciamo tutti meglio è. Ho fatto riflettere un sacco questa cosa, perché in effetti il mio canale, sì, è il canale che parla della vita di un 22enne che racconta le sue esperienze in montagna e la sua vita, però è un canale che è seguito da un sacco di persone, è un canale che ha una grossa valenza, è un canale che può condividere dei messaggi. Questo è giusto che venga condiviso. Wow.